Adesso sì che sono contentissimo, ma super contento perché la Juventus ha vinto 2-0 in gol. Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, è stata proprio una partita bellissima, bellissima sotto ogni punto di vista perché la Juventus è riuscita a tenere il ritmo, la Juventus è riuscita a fare una buona partita. Ma poi la cosa più bella che hanno segnato Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, proprio i due acquisti fatti nel mercato invernale, partiti titolari, e hanno segnato e hanno fatto assolutamente tutte e due una buona partita. Mi spiace tantissimo per l'infortunio di Denis Zakaria, che ha dovuto abbandonare il campo di gioco ed era entrato McKennie, sperando che non sia nulla di grave, e vale la stessa cosa anche per Chiellini, che si è fortunato, ma comunque sono assolutamente ma super contentissimo. E poi super contento perché la Juventus ha vinto, e super ma super contento perché la Juventus ha pur vinto, e adesso è arrivato pure il momento. Il quarto posto è stato raggiunto, ma ovviamente la strada è ancora lunga e bisogna sperare che di sopra facciano male, di sopra almeno sbaglino, almeno si inciampino in qualche partita. Ma comunque per adesso va bene così, godiamoci questo quarto posto. E che si può dire? E che si può dire? Allora, ragazzi, intanto un salutone a tutti, spero stiate tutti bene. Prima di iniziare, vi chiedo di lasciare un bel mi piace iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò, e iniziare assolutamente a parlare. Allora, c'è da dire che c'è stato un primo tempo dove la Juventus è riuscita a creare al dodicesimo minuto con un errore di Casale. Dusan Vlahovic è andato in rete e fino lì ok, una Juventus che contro questo Hellas Verona, che è stato proprio chiuso, non è che la Juventus abbia fatto chissà che, non è che abbia fatto proprio chissà che, ma ha dominato assolutamente la partita. Assolutamente partita super meritata. Gli individui e la fase difensiva ha giocato proprio fenomenale. È stata una difesa proprio fenomenale perché hanno giocato un'ottima partita Chiellini in primis, ma Matthijs de Ligt e Danilo in fase di costruzione, scivolate, recuperi palla, pure De Schill ha fatto il suo. E il giocatore che mi ha impressionato, che non mi aspettavo una prestazione del genere, che ha fatto Adrien Rabiot, corre di qua, corre di là, recuperi palla di qua, recuperi palla di là. Ha aiutato tantissimo la squadra. Ha fatto veramente un'ottima partita. Vale la stessa cosa anche per Arthur. Anche lui, buona partita. Denis Zakaria nel primo tempo si era fatto trovare di qua e di là. Un giocatore offensivo, ma anche recuperatore di palloni. E oggi si è assolutamente visto tipo un 4-2-4 con Zakaria, che è sempre un po' più offensivo. Sempre più offensivo, Arthur sempre un po' più in basso, Rabiot sempre sulla fascia di qua e là, Dybala sempre centralmente, i tre avanti che si scambiavano assolutamente i ruoli. Ma il migliore proprio, che ha fatto una gara perfetta, è stato assolutamente Alvaro Morata lì avanti. Alvaro Morata è stato veramente, ma veramente bravo, ha fatto assolutamente un'ottima, ma ottima prestazione. E parlando del primo tempo, che si può dire sul primo tempo? Un primo tempo dove la Juve ha saputo tenere l'equilibrio, ha saputo tenere un equilibrio, ha creato varie occasioni complessivamente con Dybala, con pure Dusan Vlahovic. Una Juventus che ha avuto un buon atteggiamento, ma che poteva assolutamente segnare più di un gol, perché la partita è stata assolutamente non affidabile. Il risultato non è stato assolutamente inaffidabile nel primo tempo. Una Juventus, se ci metteva un po' di più di freddezza, un po' di più di calma, perché inizialmente c'è stata anche un po' di fretta nei passaggi, poi la Juventus un po' si è compattata, è riuscita a segnare contro un Hellas Verona che in fase difensiva è stato bravo, assolutamente è stato bravo. Ma a parer mio la Juventus nel primo tempo poteva fare assolutamente di più, doveva avere un po' di calma, un po' di lucidità, un po' di calma nei passaggi, un giro palla, un buon giro palla che non c'è stato. Cioè, non c'è stato, va bene i cambi di gioco, ma parlo principalmente del primo tempo. Non è che ci sia stato chissà che giro di palla, ma vabbè, primo tempo è finito 1-0, come ho detto, sempre dominio da parte della Juve. E poi nel secondo tempo un Verona che inizialmente sembrava, cioè neanche sembrava, un Verona che proprio era entrato assolutamente in partita, ci ha provato, niente di pericoli su Szczęsny, dove in due situazioni è riuscito a smanettare, a buttare via con la mano il pallone, ma nulla di che di pericoloso, qualche tiro, ma nulla di pericoloso. Un Verona che ha provato a fare buona prestazione, ha provato a dare gioco, ma nulla di che.
Nulla di che assolutamente, nulla di che, perché c'è stata una fase difensiva veramente, ma veramente compatta. Una Juventus che non ha assolutamente sofferto in questa partita. La Juventus non ha assolutamente sofferto. E la fase difensiva sta assolutamente migliorando. Sta assolutamente migliorando. Un altro clean sheet, un altro clean sheet in questa partita. Ma poi, quando la Sverona sembrava che poteva rientrare in partita con il rientro che ha fatto nel secondo tempo, ma poi improvvisamente. Palla Morata, Morata che corre, palla Zaccaria e Zaccaria che fa gol. Assolutamente un gol veramente bellissimo, bellissimo. Poi c'è da dire, come ho detto inizialmente, un'ottima partita da parte di Rabiot. E poi che si può dire, anche dei giocatori che sono entrati in panchina. McKennie è entrato pure bene, stava pure per segnare. Quadrado pure lui è entrato assolutamente bene. Moise Kean stava pure per segnare. McKennie e Moise Kean stavano assolutamente per segnare. Su McKennie, sì, vabbè, volevo dire su McKennie che era difficilmente che segnava, ma comunque su McKennie ha fatto un buon tiro. E su Moise Kean, l'unico tiro che è riuscito a fare lì, doveva fare assolutamente gol, perché se era liberato doveva fare assolutamente gol. Poi su Lugani ha fatto il suo. È stata complessivamente una partita bella, bella. Un Dusan Vlahovic e Dybala che hanno preso proprio un'intesa. Pochi giorni che si stavano allenando, ma comunque il tridente avanti ha funzionato alla perfezione. Alla perfezione, Morata e Dybala che si abbassano, Dusan Vlahovic sempre avanti, pronto con le sponde, pronto a ricevere palla, pronto a controllare palla e andare a correre e andare in contropiede con i compagni. Dusan Vlahovic che assolutamente sembra, cioè non sembra neanche un nuovo giocatore della Juve, perché sembra tutto normale per lui, tutto normale. E a parer mio, Denis Zakaria se gli serve ancora tempo. Ha fatto una buona partita finché è stato al campo, assolutamente, assolutamente, con la sua fisicità è un giocatore assolutamente altissimo. Altissimo da come si è visto in campo, altissimo proprio, altissimo, ed è stato assolutamente molto, ma molto, ma molto utile a questa Juventus di oggi contro una Sverona difensivo che ha provato a fare qualcosa in attacco, ma nulla di che, nulla di che. Cosa posso aggiungere sulla Juve? Sono felicissimo assolutamente che abbia raggiunto il quarto posto e adesso passo dopo passo. Passo dopo passo. Hai fatto una buona prestazione oggi, ma comunque non è che hai fatto una buona prestazione oggi, basta, dalla prossima tutto normale, torna tutto alla perfezione. C'è da dire che la prossima sarà contro il Sassuolo in Coppa Italia, sperando che giochino i vari Ake, Caio Jorge. Mi aspettavo anche un'entrata di Ake, ma peccato che non sia entrato. E poi hai Atalanta e Torino. Atalanta e Torino, assolutamente due partite difficilissime, difficilissime, ma che devi assolutamente provare, sei obbligato assolutamente a vincere. Ma per adesso la Juventus era assolutamente obbligata a non sbagliare, era vietato assolutamente sbagliare contro la Sverona ed è stato fatto. Non, assolutamente, la Juventus non ha assolutamente sbagliato. Poi ovviamente ci sono stati dei ritmi altissimi nel primo tempo, anche un po' nel secondo, ma poi nel finale un po' i ritmi si sono abbassati, ci sono stati un po' vari errori, ma va bene così, va bene assolutamente così e non aggiungerei assolutamente nulla. Cosa posso dire sull'individuo, Zaccaria che mi è piaciuto anche perché quando tornava in fase difensiva ho detto che nel finale si sono abbassati i ritmi e poi ci sono stati vari colpi di tacco, c'è stata proprio qualità da parte di Paolo Dybala, c'è da dire che Paolo Dybala ha fatto veramente un'ottima partita, mancava solo il gol, sia lui che Morata, si segnavano tutti e due, proprio avevano fatto una partita veramente perfezionale, perfetta, ma va bene così, nonostante il tutto, nonostante Morata e Dybala non abbiano segnato, hanno fatto veramente una bella partita, ma le occasioni ci sono state. Le cose ci sono state se venivano sfruttate meglio, se venivano sfruttate meglio e con un po' più di calma e precisione negli ultimi metri, assolutamente la Juventus poteva anche segnarne 3 di gol. Dybala ha avuto varie occasioni da calcio d'angolo, avanti al portiere, dove Montipo aveva fatto un'ottima parata. Tutti hanno avuto delle occasioni. Su Morata non ricordo di preciso delle occasioni, Dusan Vlahovic ha avuto più di un'occasione nel poter segnare. E poi chi gli altri? E gli altri. E vabbè, tutto il resto mi è piaciuto. Danilo, De Ligt, Szczęsny, come ho detto, non ha avuto nulla di pericoloso. E va bene così, va bene assolutamente così, sperando che la prossima partita vada assolutamente bene. E niente, come ho detto, vittoria assolutamente meritata. E i protagonisti, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. E sono veramente, ma veramente contentissimo. Contentissimo e
sperando che la prossima vada bene contro il Sassuolo, perché assolutamente bisogna passare i quarti di finale per poi andare in semifinale. E niente, va bene assolutamente così, non aggiungerei assolutamente nulla. Poi vabbè, gli infortunati è stato pure recuperato Bonucci, Bernardeschi non c'era, pensavo che ci fosse, ma va bene così. Ragazzuoli, fatemi sapere assolutamente la vostra, nei commenti, se avete visto la partita, che ne pensate. E sono felicissimo che la Juventus abbia raggiunto il quarto posto. E se vi è piaciuto il video, lasciate un bel mi piace, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E ragazzuoli, volevo fare proprio per chiudere il video, e complimenti assolutamente al Senegal che ha vinto la Coppa d'Africa nei rigori, che li ho visti assolutamente, sono super ma super contento per la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa. Niente ragazzuoli, ho già detto assolutamente tutto, fatemi sapere la vostra nei commenti, e fino alla fine e sempre ma per sempre forza Juve, sperando che la prossima vada bene in Coppa Italia e che si raggiungano le semifinali di Coppa Italia. Ragazzuoli, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo. Sì, al prossimo video. Mi sa che ho detto assolutamente tutto. La Juventus ha assolutamente giocato bene, e ovviamente servirà ancora da migliorare. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare, ma quello che si doveva fare una buona prestazione e vincere la partita, è stato assolutamente fatto. E complimenti alla Juve, complimenti ad Allegri per la formazione messa. E per le scelte messe a gara in corso, i giocatori che sono andati a gara in corso, forse poteva fare assolutamente meglio, ma va benissimo così. Ragazzi, non aggiungerei assolutamente nulla. Vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!